l'Englischer Garten di Monaco, il giardino inglese, è il polmone verde della città, un'enorme distesa naturale che dal centro si estende fino in periferia, con un'ampiezza di 373 ettari, è uno dei parchi cittadini più grandi del mondo, assieme a Central Park di New York e al londinese Hyde Park. Inizialmente usato come giardino per i militari, l'Englischer Garten diventa il primo parco pubblico della Germania, con ampi spazi verdi alternati a ruscelli e laghetti che lo hanno consacrato come il più amato e frequentato parco del capoluogo bavarese. D'estate gli abitanti della città e i turisti passeggiano prendendo il sole. Qui si fa anche il bagno. L'acqua è pulita, ma a meno che non andiate in piena estate, è abbastanza fredda. D'inverno invece si passeggia tra la neve e si fa un po' di pattinaggio sul ghiaccio. Il castello di Nymphenburg fu la splendida residenza estiva dei re bavaresi. Con il suo fascino fiabesco e i suoi immensi spazi verdi, il parco di Nymphenburg diventa una meta ideale per tutti gli amanti della natura e per gli appassionati di bicicletta. Infatti, la nostra è una stata una grandiosa spasseggiata paesaggistica che ci ha accolto inizialmente con uno scenario mozzafiato, un grande lago nel quale si potevano ammirare i meravigliosi cigni bianchi con alle spalle l'imponente castello barocco. La prima parte del grande parco è di tipo francese, cioè con prati, oiole, alberi e siepi che seguono linee geometriche e fontane piazzate negli incroci, nei grandi viali dritti. Più avanti il parco diventa di tipo inglese e è sempre molto curato, ma imitando le forme irregolari dei paesaggi naturali. Non appena inoltrati nel magnifico parco, siamo stati pervasi dalla tranquillità del luogo, una tranquillità che ci auguriamo di rivivere al più presto. Appena siamo usciti dalla metro di Monaco, ci aspettavamo di essere investiti dai soliti rumori di una città frenetica, con i motori delle auto come colonna sonora perenne di una città con più di 1 milione di abitanti. E invece, con grande nostro stupore, arrivati in cima alle scale della metro, ci ha colto un'atmosfera ovattata, densa di una frenetica, silenziosa attività umana. Dopo l'iniziale sensazione di smarrimento, abbiamo sbirciato e, sorpresa ancora più grande, non c'era auto in quel punto centralissimo della città, a 2 passi da Marienplatz, la piazza principale di Monaco. Si riusciva a percepire solo il leggero incedere delle tante, tantissime bici che circolavano, le voci graziose di alcuni bimbi che aspettavano il bus alla fermata a 2 passi dalla metro. Per 7 giorni abbiamo vissuto in questa sorta di mondo parallelo in cui a circolare erano quasi esclusivamente biciclette, che avevano addirittura una corsia dedicata, e guai ad invaderla. Oltre alle bici, a circolare su strada erano i mezzi pubblici, efficaci, puntuali e veloci. Di auto ce ne sono a Monaco, ed anche di belle, ma l'intera città è organizzata per dissuadere i cittadini ad usare la macchina. Indubbiamente la Germania ha avviato da tanti anni una politica orientata alla mobilità sostenibile e credo che la popolazione debba essere educata ad un tipo di vita non più autodipendente. Ma per ottenere risultati duraturi è indispensabile che si organizzi un adeguato ed efficiente sistema ecologico e pratico per spostarsi da un posto all'altro. Decisioni quali chiudere al traffico il centro della città o potenziare i mezzi pubblici dipendono dalle amministrazioni locali. Ma credo che tutti noi potremmo cominciare a fare uno sforzo. Chi ne ha la possibilità si muove a piedi o in bici. Molto spesso, almeno la metà di coloro che usano l'auto, in realtà non ne ha reale bisogno. Spesso lo fa solo per abitudine, perché per anni ci hanno insegnato che non vi è altro modo di spostarsi. Ma in una città molto, ma molto più piccola di Monaco, forse vale la pena sforzarsi per rendere la nostra vita più salubre. Thank you.
Il futuro dell'auto è una spina di corrente. I big del settore hanno ormai capito l'ineluttabilità della svolta su mobilità sostenibile e motori ecologici. E tra i diversi attori a puntare con forza sulle auto elettriche c'è anche BMW. Il progetto di BMW, ad esempio, è un respiro. Nel 2019 arriverà anche la Mini Electric, mentre dal 2020 i modelli elettrici saranno prodotti insieme a quelli con i motori termini sulla stessa linea di produzione. Entro il 2025 è prevista la produzione di 12 modelli elettrici e di 13 novità con propulsione mista termico-elettrica, per un totale di 25 varianti che dovrebbero raggiungere tra il 15 e il 20% delle vendite complessive della Casa di Monaco di Baviera. La tensione verso l'elettrico è ormai evidente, non solo in BMW, ma inoltre in altre case automobilistiche, come dimostrano i dati più recenti. Dal 2013 a oggi il volume di auto plug-in è triplicato e le prospettive di crescita sono enormi. Secondo Bank of America Merrill Lynch, nel 2050 il 90% delle auto vendute saranno a batteria e senza motore termico. La crescita, secondo il report, non sarà graduale. Dallo 0,5% attuale si passerà a cifre decisamente diverse. Da qui al 2020 elettrico e ibrido aumenteranno rispettivamente di 2,4 e 20%. Nel successivo quinquennio le percentuali saliranno al 12 e al 76,6%. Ciò significa che si prevede che entro il 2025 i motori termici passeranno dal 78 all'11%. Un'operazione attraverso la quale BMW Group intende consolidare le proprie scelte strategiche, sviluppando veicoli e soluzioni che rappresentano la massima espressione del connubio tra innovazione tecnologica e mobilità sostenibile.